Il Teatro delle Muse di Ancona ha ospitato il primo evento di un progetto di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, in cui al centro si vedono l'artigianato, i giovani, il futuro e il digitale. Facciamo innamorare i giovani dell'artigianato e ritorniamo a considerare il digitale uno strumento e non il perno su cui ruota la crescita delle nuove generazioni. Questi sono stati i messaggi che dal palco di un gremito Teatro delle Muse di Ancona sono risuonati in occasione della serata evento tra realtà e social, saper fare e saper essere nell'era digitale. Il primo evento del progetto Connettiamoci, alziamo lo sguardo verso il futuro, nell'ambito delle celebrazioni per i 70 anni di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino. Ci dobbiamo assumere la responsabilità di dare loro fiducia, di dare i mezzi per poter affrontare poi le sfide del futuro. Loro, da parte loro, i giovani dovrebbero mettere solo il coraggio di accettare la sfida del fare. Sfida del fare accolta anche dal professor Vincenzo Schettini della Fisica che ci piace, che ha annunciato che inizierà a raccontare gli artigiani attraverso le sue pagine social, con il progetto al fianco di Confartigianato, l'artigianato che ci piace. Dal palco ha ribadito che la vera innovazione non è il virtuale. La vera innovazione siamo noi. Quando un insegnante arriva in classe, affascina gli studenti, perché tu lo guardi, questo professore che ti fa sta lezione di storia, di filosofia, di fisica, ti affascina. Tu, ragazzo che sei abituato al telefonino, cominci ad alzare la testa. E dice, Madonna mia, e chi ho davanti a me? Che cos'è questo personaggio epico che mi sta raccontando questa materia? Ecco perché la vera rivoluzione siamo noi. E posso dirvi, lo stiamo finalmente capendo, stiamo capendo il vero valore che hanno gli insegnanti. Tra gli ospiti anche la giornalista Micaela Palmieri, il regista e attore Paolo Ruffini e lo psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, che ha presentato i dati relativi alla dipendenza digitale di giovani e giovanissimi. La dipendenza tecnologica esiste davvero, le situazioni di cyberbullismo sono aumentate, ma un dato interessante, molto importante, che dobbiamo tenere presente è che da un lato parliamo di posticipare sempre più l'ingresso ai social, 15-16 anni, ma dall'altro lato la fascia 3-4 anni, il 17% di questa fascia è già dotato di uno smartphone. Per seminare consapevolezza, Confartigianato entrerà nelle scuole per il benessere digitale dei giovani e darà il via ad una scuola per genitori. Lanciamo la scuola per i genitori. Quindi oggi essere genitore è estremamente complesso e crediamo che insieme possiamo aiutarci a far crescere le nuove generazioni amando questo territorio, appassionandosi e magari amando anche il lavoro e quindi costruire un futuro per il nostro territorio.